È da tanto tempo che ti aspettavo. Mi hanno detto che a poker sei un padre eterno. Me la cavo. Alza. Niente miracoli, però. Cosa ci giochiamo? Quello che vuoi. Il tuo posto. D'accordo. Quante carte? Servito. Anch'io. Comincia a alzarti. Full di beati. Allora resto seduto. Poker di santi. Peccato. Me la darai la rivincita? Sì, fra 3.000 anni. Fra 3.000 anni ti trovo sempre qui? Sempre. Benissimo. Ci vediamo tra 3.000 anni alle 8. Poveraccio. Il mitico Asso è un pokerista professionista. Nella vita reale dovete sapere che Adriano Celentano giocava benissimo a quel gioco. E prima dell'inizio delle riprese, per rendere poi il tutto più credibile davanti alla telecamera, chiese alla casa di produzione di affiancargli un cast di attori che come lui conoscessero bene quel gioco, che lo praticassero nella vita reale, perché beh, ci sono delle espressioni, delle giocate, insomma, magari dei bluff, insomma, solo chi ha giocato sa come interpretarli. E così tutti gli attori che vediamo a fianco a lui, che giocano con lui, beh, nella vita reale sapevano giocare a poker. E nelle pause, beh, bisogna anche dire che qualche partitella gli è scappata. Io piango l'amico che qui non c'è più, l'estremo saluto per Asso che fu. Tra i neri cipressi l'addio gli darò, con voce e chitarra in chiave di do. Un gran giocatore con molte virtù faceva colore se tu avevi full. Se invece bluffavi con copia di jack, guardandoti fisso scopriva il tuo bluff. Se tu rilanciavi faceva per tre e poi ti stangava con poker di re, con poker di re. Con poker di re. Onore per Asso che qui se ne va, nessuno più forte di lui ci sarà. Nell'anima nostra c'è un vuoto perché qualcosa di noi scompare con te. Un altro così non nascerà mai, addio grande amico che via te ne vai. Che via te ne vai. Che via te ne vai. Beh, come va? Mi stanno seppellendo bene? E questo è il modo di presentarti? Ti sembra il vestito per un funerale? Un po' di rispetto, no? È il mio funerale. Sono io il festeggiato. Voi piuttosto mi sembrate un po' scuri. Nel film c'è un po' di fantasy, ma non mi riferisco al fatto che il protagonista muore e poi diventa un fantasma che interagisce con tutto l'ambiente. Cosa della quale, beh, diciamolo, la Mori non era per nulla contenta perché non voleva far morire Adriano Celentano. Ma mi riferisco al fatto che l'attrice Elisabetta Viviani, che interpreta la cameriera, era la cantante di un cartone animato storico, Heidi, ma non solo, anche il cantante della colonna sonora di Asso, che si intitolava I Adore You, era Douglas Meakin, cantante di altre sigle epiche di cartoni animati, come Mazinga o Candy Candy.